al tavolo l'assessore allo sport del Comune di Bologna, Luca Rizzonero, Federica Palumbi, presidente dell'associazione Per Amore e Solo Per Amore, Franco Cacciari, rappresentante dei commercianti di Via dei Falegnami, e Nicolò Rosvittore Palumbi, rappresentante dell'associazione Per Amore e Solo Per Amore. Settimana Bianco-Blu, di cosa si tratta? Partiamo da Federica. Allora, grazie a tutti per essere qui presenti. Dopo pochi mesi dalla rinascita, quindi 3 mesi fa ci siamo visti più o meno, siamo riusciti a realizzare una cosa molto bella, sono contentissima perché era un sogno e è stato difficile da realizzare, però siamo arrivati ed è la prima settimana bianco-blu che si terrà dal 16 al 21 maggio in collaborazione con i commercianti di Via dei Falegnami e di Via Galliera. E penso che sia la prima manifestazione del genere in Italia, non mi risulta che altre squadre l'abbiano mai organizzata. L'idea era inizialmente quella di fare tipo la notte rosa, la notte bianco-blu, poi avevamo talmente tante cose belle e interessanti da mostrare ai nostri tifosi e da condividere che le serate si sono moltiplicate e siamo arrivati a decidere per la settimana intera. In che cosa consiste? Praticamente da lunedì a sabato tutti i commercianti che hanno aderito di Via dei Falegnami e alcuni di Via Galliera mettono a disposizione i loro negozi per esporre qualche cosa di particolare a cui noi siamo molto legati, ad esempio le coppe o la Supercoppa, la Coppa Italia o uno scudetto. Le maglie, alcune le vedete qua esposte, ci sono maglie dello scudetto, maglie delle finali, maglie dei nostri idoli e beniamini, poi metteremo delle bellissime foto, quelle prese dai momenti più significativi della nostra storia cestistica. E abbiamo trovato delle scarpe di giocatori con cui sono state giocate delle finali, insomma un sacco di cose carine, divertenti e emozionanti per chi ovviamente ama la Fortitudo. Quindi da lunedì a sabato chiunque può recarsi in Via dei Falegnami e fare questa sorta di tour, vedere questa mostra itinerante e ricordare tutti i momenti della nostra storia. In più, in ogni giorno della settimana abbiamo cercato di organizzare qualche evento clou. Va bene, lunedì inizieremo con l'inaugurazione che sarà alle 16.30 in Via dei Falegnami. E spero che torni a trovarci l'assessore. No, Luca viene sicuro. Ecco, Luca viene sicuro, percettato. Forse anche mi gestisce anche l'azienda Nicolò. Quindi. Okay. No, l'ho già precettato. Inizia Luca, perché Nicolò è stato un po' elettore. No. Scusate, piccola parentesi, Luca sa bene che io scindo politica dalle persone. Luca è un ottimo assessore, che sia un interesse nulla, finalmente un ottimo assessore, perché l'assessore allo sport a Bologna è scivolato molto, ne ha combinate di ogni per riuscire a riportare lo sport ai livelli che è attualmente, inclusa la piscina, che è una roba che solo chi la conosce sa cosa ha voluto dire. Se non c'era Luca, vi assicuro, la piscina Carmellongo si scrive nel 22. Esatto. Dopo il tema è che mi chiedono quando il pagamento dello spot. È vero, paga bene. Comunque, scusate l'inciso ma doveroso. Lunedì la presentazione, l'inaugurazione con l'assessore precettato Luca Rizzonero, che non può mancare. E forse anche Matteo Lepore, credo, se riusciamo. Matteo sì, gliel'ho detto, dovrebbe esserci anche lui. Ok, perché perfetto. Perché assessore al commercio, quindi faremo un breve giro lunedì per iniziare a mostrare ai nostri amici appunto tutte queste cose. Martedì abbiamo gara 2 ad Agrigento, quindi abbiamo pensato di chiedere a tutti i ristoranti di Via dei Falegnami, che sono 4 o 5 credo, 5. Hanno aderito 5, tutti, 5. Di accendere tutti i televisori, quindi martedì sera per chi va a cena in Via dei Falegnami, partita in diretta. Quindi possiamo fare un giro anche lì per i negozi, poi andare a cena e vedere la partita. Mercoledì sera una delle serate clou perché i nostri ragazzi tornano da Agrigento, penso mercoledì all'ora di pranzo, sbarcano e li portiamo in Via dei Falegnami, quindi tempo di sistemarsi e saranno tutti a cena.
Quindi mercoledì sera nei ristoranti, in ogni ristorante ci sarà più o meno un paio di giocatori. Quindi chi vuole cenare insieme ai giocatori potrà scegliere il ristorante in base al menù che preferisce e cenare di fianco, fare due chiacchiere con i giocatori, oppure mangiare un primo in un ristorante vicino a due giocatori, mangiare un secondo in un altro ristorante, insomma. Quindi sono tutti i ristoranti a disposizione con la squadra. Giovedì sera faremo la serata, sempre a partire dalle 18:00-18:30, quando io parlo di sera parlo di questo orario, anche perché poi i commercianti chiudono, quindi l'orario più o meno è questo. La serata degli anni 80 e degli anni 90, quindi abbiamo invitato alcuni giocatori vecchie glorie, diciamo, tipo Calamai, Anconettani, Pellacani, Fumagalli, hanno già dato tutti l'ok. Quindi faranno con noi il giro per i negozi e saranno a disposizione per due chiacchiere, una stretta di mano, autografi, foto ovviamente con tutti i tifosi che saranno presenti. Venerdì sera, l'altra serata clou secondo me, perché sarà la serata più emozionante, e avremo il ricordo dei due scudetti. Quindi verso le 18 sempre ci troviamo in via dei Falegnami, abbiamo invitato tutti i giocatori e allenatori, qualcuno ancora gioca in questi giorni quindi non può essere presente, qualcuno è all'estero, qualcuno ha altri impegni, ci hanno già detto di sì comunque e ci saranno i due grandissimi coach, quindi Repesa e Recalcati, e probabilmente Mancinelli che ha già finito di giocare, Pilutti, Fucca, Ferro, e poi abbiamo ancora dei forse, aspettiamo conferma lunedì o martedì. Comunque venerdì sera è la serata di rievocazione degli scudetti, dopodiché c'è gara 3, quindi quando sono più o meno le 20 poi ci trasferiamo tutti al palazzo per vedere gara 3. E volevo solo fare qualche cenno alle cose esposte, alcune le vedete qua sul mio tavolo, ci sono delle canote appunto dello scudetto, importante, c'è una canota che quando abbiamo pubblicato il programma si sono scatenate le mail dei collezionisti, la canota di Mattias Modis, skipper 2003-2004, la cercano tutti, è introvabile, ma il proprietario non la vende, quindi però la troviamo esposta. Ci sono le canotte PAF e Clima Mio dello scudetto, ci sono la maglia rosso-blu di Flowers, quindi anche una cosa attuale, e poi troviamo una canotta di Ruggeri che mi sembra sia qua sopra, sempre dello scudetto, della PAF, trofeo 2014-2015, quindi quando abbiamo vinto l'anno scorso, canotta di Albertazzi, canotta di Carlton Myers, più gadget vari. Devo ringraziare per la realizzazione di questa iniziativa tantissime persone, quindi se le elenco rischio di dimenticare qualcuna e mi dispiacerebbe. Tutti volontari che hanno veramente sottratto tantissimo tempo al loro lavoro principale e per regalarlo a noi tifosi della Fortitudo, quindi li ringrazio veramente con un cuore grandissimo. Uno di questi è qui con noi, l'ho voluto, in rappresentanza dei commercianti di via dei Falegnami, ed è Franco. Lui fra l'altro è un grandissimo Fortitudo, si è dato tantissimo da fare ovviamente anche presso il quartiere Porto per ottenere tutte le autorizzazioni, perché sembra semplice, ma anche se è una festa, anche se è a scopo di bene, anche se non creiamo problemi a nessuno, ovviamente le cose vanno fatte in regola, quindi abbiamo dovuto chiedere tutti i permessi, li abbiamo ottenuti, anche in comune sono stati gentilissimi e carinissimi, e quindi anche a loro va il mio ringraziamento. Ti faccio dire qualcosa, se hai piacere. Allora, poi vediamo l'ora di cominciare. Tutti i commercianti sono stracontenti, abbiamo già cominciato ad allestire le vetrine, sarà una festa veramente bella, ma il bello è che non sono contenti solamente i commercianti, anche i residenti. Sì. Tutti i giorni passano da noi e vedono ste locandine e dicono, ma davvero fate una festa? Sì ragazzi, faremo una festa e sarà bellissima, mi raccomando venite tutti quanti perché c'è da divertirsi, c'è da bere e c'è da mangiare, ok? Grazie. Grazie a voi. Vuoi dire qualcosa anche tu, Nicolò? Poi passare la parola a Luca. Dai, Nicolò. Vale.
Nicolò ovviamente è uno dei volontari che ci ha dato una mano ed è stato fondamentale anche lui, certo. Quindi grazie anche a lui. No, vabbè, chiaro che per me la Fortitudo è una figlia da sempre in maniera assoluta. Per me e mia moglie, uno dei due figli, l'altro è Virtus Sio, ma due figli che sono fortitudini spaccati in tutto e per tutto, e quindi potete immaginare, è in netta minoranza. La Fortitudo è una fede, io ne ho vissute tante, da Reggio Emilia con Teo Albegovic, per chi ricorda, quella grande, insomma, dove abbiamo rischiato grosso, ma la fede Fortitudo ha fatto sì che siamo usciti. Adesso la Fortitudo è tornata laddove le compete e poi può ancora salire. Federica, figlia del grandissimo Renato, che ricordo con affetto, per me è il presidente. Bologna sono due presidenti, uno è Porelli e uno è Renato Pannuti. Però per me il numero uno è Renato, vabbè, insomma, sono due, gli altri sono di passaggio, possono esserci, non esserci, ma due presidenti sono assoluti. Federica, con grande tenacia, grande coraggio, ha riesumato, è il caso di dire, la Fondazione per l'amore solo per l'amore, a cui avevo aderito a suo tempo, l'ha riportata a grandi livelli. Diamo anche dei numeri, più di 300. Sì, siamo, ad oggi siamo 335 associati. Ecco, quindi più di 300 associati nel giro di 2-3 mesi, quindi non nel giro di anni, un'associazione che si prefigge, Federica non l'ha detto, ma delle iniziative importanti sia nel sociale, sia di appoggio alla squadra e alla società. Chiaramente questa settimana bianco-blu serve anche per dare maggiore risalto a quelle che è la Fortitudo, che già sta ottenendo grandi, io non lo so, ripeto, in A2 chi può avere 5.000 persone al palazzo paganti, secondo me nessuno, infatti chi viene qua è disperato perché è abituato a giocare, ma c'erano anche in B2 o in B1, sempre stato. Chi è abituato a giocare con 200-300 persone se ne trova 5.000 con la fossa, che la coreografia della fossa della gara 4 con Agrigento credo sia unica al mondo, voglio dire, una coreografia di grandissimo livello che prevede anche una regia. Ecco, questa è la Fortitudo. Chiaramente gli amici della stampa bene lo sanno e vanno ringraziati perché scrivono tanto, e anche lì mi piacerebbe sapere le altre città che sono in B1, B2 o in A2 quanto spazio hanno sulla stampa. Sarei curioso di leggerlo. A meno che parliamo di una città che ha un'altra squadra in A1/A2, ha una squadra in Serie A, insomma, non chiaramente che sia l'unica squadra. Quindi la Fortitudo è questo. La Fortitudo è una società che bisogna ringraziare tutti, naturalmente, da Cristian, a Gianluca, a Muratori, a tutti, e poi un grandissimo allenatore, Matteo, che io li chiamo per nome, ripeto, perché per me sono ragazzi. Comunque, che ha riportato veramente la squadra laddove merita di essere. Adesso c'è questa tensione con l'Agrigento, vedremo come va a finire. L'unico mio cruccio è di non poterci essere, perché ripeto, Agrigento è l'unico, una delle poche città d'Italia, è quasi irraggiungibile, se non con complicati viaggi aerei, macchine, eccetera, eccetera. Però, insomma, andiamo a vedere. Quindi grazie a tutti, e adesso la parola all'amico Luca, che ribadisco, finalmente siamo tornati, ti ricordi Mezzetti, grande assessore allo sport, ecco, esatto, siamo tornati a quei livelli, ci sono voluti un po' di anni, l'ha capita, e finalmente allo sport, così Nicolò è fino anche troppo. Ti ha messo lo sport. Così è eccessivo, addirittura sul cuore. Ci sono voluti degli anni, perché questo lo devo dire, lo sport io lo considero la delega più importante dopo il bilancio. Purtroppo non tutti l'hanno capito. Adesso è stato capito, c'è Luca e Luca sta ottenendo grandi risultati. Grazie. Luca, grazie.
Luca Rizzonero. Posso solo rovinare. Prego. Aspetta, che ti posso solo vai. Rovinare. Sì. Sulla maglia di Infatti, Maio, se tu potessi, se tu potessi far andare l'inno nazionale mentre parlo, mi sentirei inorgoglito. No, a parte gli scherzi. Voglio davvero ringraziare dell'invito di oggi, voglio ringraziare Federica, voglio ringraziare Nicolò, voglio ringraziare la Fortitudo, mi fa particolarmente piacere essere qui, mi fa piacere rispondere all'invito dell'Associazione Per Amore Solo Per Amore, anche perché con la presenza di oggi e con la presenza di lunedì spero di compensare il fatto che quando l'associazione è partita e l'invito è arrivato non sono riuscito a corrispondere allora. No, però fatti saluto al tuo nome, ti ricordi? Questo. Sì, non ricordo bene, appunto, stavo per dire che ero degnamente rappresentato, quindi benissimo così. E mi fa piacere soprattutto perché farlo in un'occasione di una bella, bella iniziativa, davvero nella sua semplicità molto molto efficace. Fare sì che le passioni che animano gli sportivi bolognesi siano nel cuore del nostro centro storico, siano, possano essere rappresentate con la collaborazione dei commercianti di Via dei Falegnami, credo che sia un fatto estremamente positivo, importante, e credo che Bologna faccia bene a testimoniare la sua passione sportiva, e farlo ovviamente con i colori della Fortitudo penso sia un fatto, ripeto, importante, bello, e la ricchezza anche di cimeli e la ricchezza anche di appuntamenti credo che lo renderà un appuntamento molto 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 gradito ai tifosi bianco-blu e ai cittadini tutti, quindi complimenti per questo. Tra l'altro, come dire, davvero il tessuto anche commerciale della nostra città diciamo ha un beneficio importante nel poter anche utilizzare in senso positivo, nel veicolare anche appunto le passioni sportive e vivere anche dei successi e della forza delle nostre squadre sportive. Io ricorderò sempre come quando siamo arrivati qua, quando siamo... Davide! No, tutto bene. Quando ho cominciato il mio mandato 5 anni fa, Paladozza era praticamente un luogo deserto, non c'era praticamente più niente, non c'era più sport soprattutto, non c'era... c'erano pochissimi eventi e anche tutto il tessuto commerciale d'intorno a Paladozza ne aveva subito un danno significativo. In questi anni abbiamo faticosamente abbiamo un po' ricostruito invece una importante presenza costruita soprattutto sul rapporto di collaborazione con la Fortitudo e con la presenza della Fortitudo al Paladozza, e anche con la volontà di riportare al Paladozza tanti eventi sportivi ed extrasportivi. Quindi insomma, davvero quando lo sport a Bologna va bene, quando è rappresentato da una comunità di tifosi che è veramente appassionata, questo diciamo ha un beneficio per tutta la città, e sicuramente quindi occasioni come questa valorizzano questo aspetto, e quindi come tali sono una buonissima idea. Ci sono domande? Guardate che ogni giorno riceverete una sorta di report fotografico, visto che, mi raccomando, tutte le foto che mi verranno inviate ve le girerò. E vogliamo anche ringraziare Serena, Federica, per il riferimento di tutto. L'organizzazione delle due serate dei ricordi, che sono giocatori anni 80 e 90, giovedì 19, e la serata dello scudetto venerdì 20, l'ha seguita personalmente Serena, che è la nostra tesoriera dell'associazione, ha contattato tutti chiamando anche 50 volte lo stesso giocatore perché non rispondeva, perché era impegnato, perché non sapeva, quindi grazie anche a lei. Ma come ho detto, non potrei, anche dalla Fortitudo, anche se è la festa dell'associazione, ci hanno aiutato l'ufficio marketing tantissimo, è stato fondamentale anzi. E non posso fare tutti i nomi perché lascio indietro qualcuno. Chi è qua oggi sicuramente ce l'ha sulla mano. Se ci sono domande, se no, siamo a posto. Nicolò, vuoi dire qualcosa? No, no. Andiamo lì, no? Ci sono andati lì, a posto. Grazie mille, grazie a tutti.